Questa è una domanda particolare, però rispondo perché ho visto che è stata anche scelta da altri, avete spolliciato su questa domanda, quindi ci tengo a rispondere a questa domanda che mi ha fatto un ragazzo chiedendomi se è possibile andare a consumare anche 1000 calorie in una seduta di allenamento senza attrezzi per l'allenamento, ossia per chi si allena in casa, corpo libero, che non ha a disposizione grandi attrezzi. Certo che sì, è possibile. Allora, ovviamente la domanda è generica, no? Però cercherò di inquadrare sotto alcuni aspetti per andare a rispondere al meglio a questa domanda, perché io ti potrei dire, beh, certo, non mi dici in quanto tempo ti puoi allenare a corpo libero in casa senza attrezzi e ti alleni per 2 ore, nessun problema a consumare 1000 calorie, ma diciamo che 1000 calorie in un'ora di allenamento non è cosa facile e difficile sia con gli attrezzi che senza attrezzi, anche perché statisticamente i vari allenamenti, anche se ci metti alta intensità, eccetera, eccetera, è difficile andare proprio a quantificare quante calorie consumi in un'ora di allenamento. Però se ti alleni su 2 o 3 ore, stai tranquillo che anche in casa senza attrezzi 1000 calorie li consumi senza nessun problema. Però alla fine la domanda vera non è tanto consumare calorie nella seduta che vai a fare e cercare di dare regolarità ai tuoi allenamenti per far sì che in ogni settimana tu abbia dei momenti, 2, 3, 4, 5 momenti settimanali con cui andare a consumare, a stimolare il consumo calorico del tuo corpo. Magari potresti fare anche sedute meno dispendiose da un punto di vista calorico, ma nel tempo questo ti potrebbe dare di più, anche perché se lavori con i tuoi muscoli sappiamo che nel tempo andrai a migliorare tutto il tuo sistema metabolico, andrai a migliorare l'efficienza dei tuoi muscoli a consumare calorie e a sfruttare anche le calorie che gli apporti. Tutto questo ti permetterà nel tempo di ottenere migliori risultati anche in termini di composizione corporea. Io adesso indosso la maglietta del 15 workout. Questo allenamento in realtà è un allenamento che prevede solo 15 minuti di allenamento giornalieri e le persone che stanno mettendo in campo questo allenamento con solo 15 minuti ripetuti 5 volte alla settimana stanno ottenendo grandissimi risultati. Perché questo? Perché ho organizzato ovviamente con poco tempo degli allenamenti andando a stimolare l'intensità, quindi allenamenti HIIT più intensi che ti permettono di dare comunque un ritmo settimanale al tuo corpo, di stimolare quel dispendio energetico post allenamento e tutto questo abbinato a una buona alimentazione ti permette di darti e ottenere grandi risultati fisici. Quindi consumare le 1000 calorie in una seduta è più che fattibile, ma a parer mio è meglio fare un qualcosa di più sostenibile e che nel tempo ti possa permettere di ottenere più risultati. Questa è la mia risposta alla domanda se è possibile consumare 1000 calorie in una seduta. È possibilissimo, ma io probabilmente andrei a strutturare il tutto in maniera differente per avere più sedute settimanali che mi permettono di andare a migliorare la mia efficienza metabolica. Questa è la risposta. Come sempre, grazie per l'attenzione. Iscrivetevi al canale e se non avete ancora spolliciato, spolliciate. Ciao!